Fuori alla stazione municipio della metropolitana linea 1 e abbiamo incontrato questa signora che gentilmente ci dirà cosa ne pensa di questa nuova uscita della metropolitana e comunque se ci sono ancora disservizi dovuti ai ritardi delle corse della metropolitana. Sì, senz'altro ho trovato l'attesa abbastanza lunga e che dire, insomma, anche nell'uscita non erano ben indicate nell'uscita io e mio figlio ci siamo confusi, in effetti non siamo stati capaci di uscire immediatamente, insomma. Questo non ci sono quindi le segnaletiche adatte anche per il turista che viene a Napoli? Per il turista credo proprio di no, perché noi che siamo napoletani abbiamo trovato un'enorme difficoltà per uscire. Ci siamo soffermati un po' a guardare, perché ce ne avevano parlato benissimo, siamo usciti apposta a questa stazione della metropolitana per vederla. Siamo rimasti anche un po' delusi dall'impatto, indubbiamente quella di Via Toledo credo che sia la più bella ancora. Abbiamo vissuto un forte disagio proprio per imboccare l'uscita, questo devo dire. Tempi di attesa abbastanza lunghi, ma come sempre, ormai qui siamo una media penso di un 17-18 minuti, che credo sia elevata per un servizio metropolitano che dovrebbe essere molto molto più, di gran lunga più efficiente.